David Sorenson, Sono Stop David Sorensen di stopworldcontrol.com e vi presento verità e realtà estremamente difficili da comprendere, informazioni che ci sconvolgeranno nel profondo perché ci mettono in discussione tutto ciò in cui crediamo, mettono sottosopra il nostro mondo e rivelano qualcosa di talmente malvagio da risultare quasi incomprensibile. Eppure è la verità. Se vogliamo che questo mondo diventi un posto migliore, non possiamo permetterci di negare realtà evidenti. Dobbiamo avere il coraggio e la sincerità di affrontare la verità. Guardando questo video, vi invito ad avere questo coraggio e questa sincerità. Sarà difficile, sarà molto impegnativo, ma svelerà anche qualcosa di estremamente nefasto in questo mondo di cui ogni essere umano deve essere consapevole. Diversi ex membri delle forze di difesa israeliane si sono fatti avanti perché sono estremamente preoccupati per quanto sta accadendo in Israele. Essi testimoniano come l'esercito di Israele sia il più moderno esercito d'alta tecnologia di tutto il mondo. Inoltre rivelano come i confini tra Israele e Gaza siano i più protetti al mondo. Sensori ad alta tecnologia avvisano le forze di difesa israeliane nel momento in cui solo un piccolo animale si avvicina ai confini. Eppure centinaia di combattenti di Hamas non solo sono stati in grado di avvicinarsi al confine, ma hanno fatto saltare le recinzioni, sono entrati in territorio israeliano, hanno iniziato a distruggere case, a bruciare villaggi e a uccidere cittadini israeliani senza nemmeno una parvenza di difesa da parte dell'esercito israeliano. È emerso che poco prima di questo attacco il governo aveva ordinato il ritiro di tutta la presenza militare dall'area. Ai combattenti di Hamas è stato letteralmente dato un lasciapassare per entrare e avviare la loro operazione. Nei prossimi video ascolterete ex membri delle forze di difesa israeliane spiegare che in Israele sta accadendo qualcosa di molto, molto preoccupante. Ho prestato servizio come sergente delle operazioni di fanteria durante l'operazione Protective Edge 2014 a Gaza. Ero nel supporto logistico durante la guerra di Gaza del 2014. Ascoltate attentamente, non c'è alcun modo che qualcuno possa avvicinarsi al confine senza che noi lo sappiamo. Gli osservatori siedono nei bunker e devono tenere fissato lo schermo. Guardano costantemente lo schermo. Un piccione o una cicogna che si avvicina al confine allerta immediatamente tutte le forze del settore. È impossibile che non abbiamo visto arrivare 400 uomini con i trattori. 7 ottobre 2023 sono Efrat Fenningson e sono qui per portare un aggiornamento sulla guerra tra Israele e Hamas che è iniziata questa mattina a quanto pare le forze di difesa israeliane che avrebbero dovuto essere stazionate alla striscia di Gaza sono state spostate alla Gis Giordania per motivi di sicurezza e così la striscia di Gaza è rimasta squarnita si dice che circa il 60-80% di quell'area sia stata lasciata senza le forze dell'IDF che avrebbero dovuto essere lì. Un anno fa c'è stata un'operazione militare a Gaza per prepararsi a questo tipo di eventi e ci sono addestramenti continui per questo tipo di scenari. Ciò solleva seri interrogativi sui servizi segreti israeliani. Che cosa è successo? Due anni fa è stato possibile installare con successo barriere sotterranee dotate di sensori per avvisare esattamente di questo tipo di incursioni. Israele ha uno degli eserciti più moderni ed ad alta tecnologia. Come mai non è stata alcuna reazione alla violenza del confine e della recinzione? Non riesco a capirlo. Personalmente ho prestato servizio 25 anni fa nei servizi segreti dell'IDF. Non è possibile, a mio avviso, che Israele non fosse a conoscenza di ciò che stava per accadere. Un gatto che si muove accanto alla recinzione scatena tutte le forze. E qui, cos'è successo all'esercito più forte del mondo? Come mai i valichi di frontiera erano spalancati? Qui qualcosa non torna. C'è qualcosa di molto strano. Questa catena di eventi è molto insolita e non è tipica del sistema di difesa israeliano. A mio avviso, l'attuale governo è altamente corrotto e il precedente non era migliore. A me non interessa esprimere un'opinione popolare, a me interessa dismascherare le forze del male, ovunque e chiunque esse siano. A me sembra che questo attacco a sorpresa sia stata un'operazione pianificata su tutti i fronti. Se fossi un teorico del complotto, direi che questo sembra il lavoro dello Stato profondo. Sembra che il popolo di israele e quello della palestina siano stati venduti ancora una volta ai poteri superiori allo stesso tempo è ancora molto molto difficile da comprendere come mai l'esercito più, più forte il servizio segreto più forte il servizio segreto più sofisticato del mondo in israele rende possibile a centinaia di combattenti di Hamas di entrare in Israele e fare tutto questo. Mentre si trovavano in quell'area, i combattenti di Hamas non hanno incontrato l'esercito israeliano o alcuna difesa o protezione o altro. Come se il governo israeliano avesse intenzione di offrire ai combattenti di Hamas l'intera area su un vassoio d'argento. Questo non è logico. Israele ha il servizio segreto più sofisticato, ha un esercito forte, il più forte del Medio Oriente, e permette una cosa del genere. Quindi c'è dell'altro dietro. Israele ha sacrificato il proprio popolo, ha sacrificato i civili ai confini di Gaza. Ha tolto la protezione, ha tolto l'esercito e ha permesso ad Hamas di fare quello che ha fatto. Il seguente filmato è stato rilasciato da Hamas. Qui possiamo vederli piazzare degli esplosivi sulle recinzioni che sono estremamente protette con alta tecnologia, ma non c'è traccia di risposta israeliana, fanno saltare le recinzioni in diversi punti. Ecco una vista aerea di come stanno sfondando e distruggendo le infrastrutture. Possiamo anche vedere come entrano letteralmente in territorio israeliano con i loro veicoli pieni di soldati armati e senza un solo tentativo da parte delle forze di difesa israeliane di fermarli in un alcun modo. Hanno letteralmente ricevuto un lascia passare per entrare in Israele, possono persino guidare sulle strade di Israele. Questo è un altro video diffuso da Hamas che mostra come siano in grado di far saltare le recinzioni di sicurezza ed entrare in Israele senza ostacoli. Yeah. Dobbiamo capire che non si tratta di un esercito massiccio che invada Israele, in sostanza di un basso numero di terroristi. L'incredibile potenza militare di Israele avrebbe potuto fermarli in un attimo, ma non l'hanno fatto. Cosa sta succedendo davvero? Perché non c'è stata alcuna risposta da parte delle forze di difesa israeliane quando i soldati armati di Hamas sono entrati in territorio israeliano, facendo saltare le recizioni e spingendosi in profondità in Israele, iniziando a bruciare villaggi e a uccidere e rapire persone. Perché l'esercito israeliano è stato allontanato dall'intera area prima di questo attacco? Perché i media tradizionali sono stati istruiti a non essere onesti con il pubblico e perché hanno aspettato 12 ore per informare Israele? È evidente che qui c'è qualcosa di molto, molto nefasto, un'operazione criminale a livello governativo della peggiore specie. La domanda è qual è il loro programma, qual è il loro scopo? La risposta è data dalla lettera che la coalizione di governo israeliana ha inviato al primo ministro dimostra che chiedono un'invasione immediata di Gaza e la presa di controllo completa di tutta l'area che negli ultimi decenni è appartenuta al popolo palestinese. E infatti vediamo che immediatamente Israele risponde e fa qualcosa che voleva fare da decenni. Un attacco totale a Gaza, dove vivono due milioni e mezzo di palestinesi innocenti, famiglie come voi e me, mamme, papà, bambini, nonni, nonne, solo belle persone, vengono bombardati, vengono uccisi in massa. Questo è un omicidio della peggior specie e questa invasione da parte di Hamas è la It's scusa a perfetta per realizzarla. Accomplish this. No, no, no. Bes, best, è Kulu Morba Legal Ciò che ogni persona al mondo dovrebbe sapere è che più della metà dei 2,3 milioni di persone a Gaza sono bambini di età inferiore ai 15 anni. Questo significa che Israele oggi bombarda più di un milione di bambini. <totipotente> موطني 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 ذا الكبار <applause> اسهم شهيد 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 اللي عاش في قلب المخيم في قلب المخيم ننقل لكم الصوره من قلب مخيم جباله نحن الآن في الترامس تحديدا شهداء بالعشرات وجرحى هذا هو ما يحدث già la La distruzione si sta scatenando su due milioni e mezzo di famiglie, mamme, papà, bambini, nonni e nonne, zii, nipoti. Uso queste parole per far capire il mio punto di vista. Queste sono persone, si tratta di persone che vivono a Gaza e che ora Israele sta spazzando via. Stanno distruggendo migliaia e migliaia di famiglie con la scusa di un attacco di Hamas. Inoltre Israele ha tagliato l'acqua, la corrente, il gas, il cibo a questi 2 milioni e mezzo di persone. Qui possiamo vedere l'oscurità totale di tutta l'area di Gaza. Centinaia di famiglie sono senza acqua potabile, senza elettricità, senza gas e senza cibo. Ciò che è davvero inquietante è che, meno di due settimane prima che Israele lanciasse il suo attacco contro Gaza con lo scopo di eliminarla definitivamente, Netanyahu ha mostrato una mappa durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa mappa si chiama Nuovo Medio Oriente. Se si guarda a Israele, le regioni palestinesi sono state completamente rimosse. Non c'è più traccia di alcuna presenza palestinese sulla mappa del nuovo Medio Oriente che Netanyahu ha mostrato meno di due settimane prima di lanciare l'attacco a Gaza. In ogni operazione sotto falsa bandiera, il principio è sempre lo stesso. Qualche entità Vuole commettere un crimine orrendo, ma non vuole essere incolpata per questo, quindi devono usare un'altra entità su cui scaricare la colpa. In questo caso è molto chiaro che usano Hamas. Hamas è presumibilmente il presunto attore cattivo qui e tutto ciò che Israele fa è presunta autodifesa. Così ora hanno il diritto di fare qualcosa che desiderano fare da decenni, sradicare completamente l'intera striscia di Gaza e commettere un orrendo omicidio sul popolo palestinese. La domanda successiva è perché Hamas collaborerebbe con Israele? Nel prossimo clip probabilmente troveremo la risposta. Il senatore statunitense Ron Paul ha dichiarato al governo degli Stati Uniti che Hamas è in realtà un'organizzazione creata e finanziata da Israele, che lavora per gli interessi di Israele. Sapete, Hamas, se si guarda la storia, si scopre che Hamas è stata incoraggiata e avviata da Israele perché voleva che Hamas contrastasse Yasser Arafat. Le parole del senatore Ron Paul sono confermate da un uomo chiamato Ronald Bernard. Ha lavorato ad alto livello nelle cosiddette elite finanziarie, le più ricche e potenti di questo mondo, che controllano il teatro mondiale dietro le quinte. Spiega come le organizzazioni terroristiche siano essenzialmente finanziate dalle stesse fonti che finanziano anche le organizzazioni che presumibilmente combattono i terroristi. Il che non sorprende visto che sono coinvolti nei flussi di denaro, quelli sono i vostri clienti. I governi hanno a che fare con le multinazionali, con i servizi segreti e quelle che oggi si chiamano organizzazioni terroristiche. Avete come clienti tutti i gruppi che hanno a che fare con i grandi capitali, poi si iniziano a vedere i collegamenti, quindi potrebbero essere compartimentati, come lei ha appena detto, per quanto riguarda la conoscenza, poiché mi trovo nel mezzo, vedo come si relazionano tra loro, si vede che il denaro proviene da questo posto, poi va in quel posto, eccetera. Si continua ad acquisire informazioni e quindi una visione d'insieme di ciò che sta realmente accadendo. Dovevi accontentare tutti questi gruppi, comprese le organizzazioni terroristiche? Stavi cercando di rendere tutti felici? Sì. Mio Dio. Questo era il mio lavoro. Tenere tutti i ferri sul fuoco. Sì, infatti una delle cose che ho scoperto e che prima non sapevo riguarda i servizi segreti. Si pensa che siano lì per servire e proteggere un popolo, un paese, eccetera, ma in realtà si rivelano essere le organizzazioni criminali e per essere più precisi il sistema è fatto così in buona sostanza. Stiamo parlando di finanziare guerre, creare guerre, quindi fondamentalmente creare molta infelicità in questo mondo. Molti conflitti. E poi penso tra me e me, se solo la gente sapesse com'è davvero il mondo, i servizi segreti non si fermano davanti a nulla. Ma hanno anche i loro flussi di denaro perché, se commerciano in droga o armi, se vogliamo, in persone, tutto quel denaro deve andare da qualche parte. Tutto deve essere finanziato. Può confermare che lo stanno facendo? Tutti? Sì, tutti. Potete vedere l'intervista completa a Ronald Bernard sul sito web stopworldcontrol.com Bernard spiega molto di più su ciò che accade realmente nel nostro mondo dietro le quinte del teatro delle marionette che viene allestito per il pubblico, perché è proprio un teatro di marionette. Questo attacco a sorpresa sembra un'operazione pianificata su tutti i fronti. Non è possibile che non abbiamo visto arrivare 400 uomini con i trattori. Israele ha sacrificato il proprio popolo ha sacrificato i civili ai confini di Gaza. Da quando hanno iniziato l'invasione della terra palestinese più di otto anni fa, diverse centinaia di migliaia di persone sono state uccise dalle forze israeliane. E come potete vedere in questa mappa, hanno gradualmente rubato tutte le loro terre, le loro fattorie, i loro vigneti, le loro case, tutti i loro beni. E poi... Alla fine hanno rinchiuso queste persone a Gaza, che è la più grande prigione a cielo aperto del mondo, con il più alto tasso di suicidi al mondo, perché la vita è così insopportabile lì. C'è qualcosa di molto importante che tutti noi dobbiamo capire riguardo a Hamas. Hamas è stato creato perché Israele potesse fare la vittima. Israele è l'aggressore vero e proprio che ha invaso un paese pacifico, ha ucciso centinaia di migliaia di persone, ha rubato tutte le loro terre, le loro case, le loro fattorie, i vigneti, tutti i loro beni e li rinchiuse in una prigione a cielo aperto e in aree dove queste persone sono terrorizzate ogni giorno della loro vita. Eppure la maggioranza dell'umanità guarda Israele come se fosse una vittima. Questo è il successo di Hamas. È così che funzionano le operazioni psicologiche condotte dalle agenzie dei servizi segreti per manipolare l'umanità. Qui potete vedere un filmato dal popolo palestinese prima dell'invasione dei sionisti. Questi non sono terroristi, non si tratta di persone pericolose, sono solo famiglie felici come voi e me. Un ex soldato delle forze di difesa israeliane ci spiega come letteralmente terrorizzano questi milioni di persone ogni giorno. Che cosa tormenta di più la sua coscienza riguardo a ciò che ha fatto durante il suo periodo da soldato? Per me... È il modo di routine con cui controlliamo i palestinesi. No? Un palestinese può svegliarsi la mattina e non sapere se sarà al lavoro in orario, andrà a dormire e non saprà se i soldati invaderanno la sua casa. In pratica, controlliamo gli elementi più semplici e basilari della vita. Questo è stato concepito per discregare la popolazione palestinese e mostrare loro chi comanda, umiliandoli quotidianamente. Esattamente. Come possiamo far sì che 2,5 milioni di palestinesi in Cisgiordania sentano di non poter alzare la testa. Faremo capire loro che siamo noi a controllare le loro vite. Le strade segregate, gli insediamenti segregati e così via esistono in tutti i territori occupati. Attività militari, violazioni di domicilio, pattugliamenti, sorveglianza digitale esistono qui e in tutta la Cisgiordania. La differenza a Hebron è che in una brevissima passeggiata si possono vedere esempi di tutte queste cose. Abbiamo visto tutto. Le Nazioni Unite affermano che tra il 2008 e il 2020 251 israeliani hanno perso la vita rispetto ai 5.590 palestinesi uccisi. Un membro irlandese del Parlamento europeo tuttavia sostiene che i numeri sono molto più alti. Più di 150.000 civili palestinesi sono stati uccisi o feriti a Gaza in Cisgiordania dal 2008 e 33.000 di questi erano bambini. Cosa c'è veramente dietro l'invasione della Palestina e il furto della terra di milioni di persone, il loro assassinio e tortura? Qual è l'agenda più profonda dietro a tutto questo? Troviamo la risposta quando guardiamo alle entità che sono dietro la creazione dello Stato di Israele. È la famiglia dei Rothschild. Sul loro sito ufficiale si vantano di essere coloro che hanno finanziato la creazione di Israele. Sono loro che hanno reso possibile Israele. Chi sono i Rothschild? E perché hanno speso miliardi di dollari per investire nella costruzione del nuovo Stato politico e militare di Israele? I Rothschild sono tra le persone più ricche del mondo. Il loro patrimonio è stimato in diversi bilioni di dollari: si tratta di diverse migliaia di miliardi di dollari. Questo li rende fondamentalmente le persone più potenti dell'intero sistema finanziario e bancario di questo mondo. Ad esempio operano all'interno della città di Londra, da non confondere con Londra città. Londra città è quella che tutti conosciamo, dove la gente vive e dove i turisti vanno in visita. La città di Londra invece è una piccola area di un miglio quadrato, nel cuore di Londra Città. La città di Londra è il centro finanziario del mondo intero, e c'è qualcosa di molto significativo nella city di Londra. Questa piccola area di un miglio quadrato è uno Stato sovrano, non è soggetto alle leggi dell'Inghilterra, né al Regno Unito, né della famiglia reale. Al contrario, la città di Londra è in realtà la loro regina suprema. La città di Londra è la continuazione di quello che tutti conosciamo come impero britannico. L'impero britannico tentò di ottenere il dominio del mondo. In sostanza possiedono ancora una vasta porzione di mondo, come l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, diverse nazioni africane e molte altre. La City di Londra è la sede di tutte le grandi banche del mondo, nonché la sede della Massoneria. Lo stemma della città di Londra raffigura due draghi e l'elmo di un cavaliere con l'ala di un drago. Il credo latino tradotto in inglese significa Signore guidaci. Quindi mostrano i draghi e dicono Signore guidaci. Il drago nella mitologia ma anche nella spiritualità, ad esempio nelle sacre scritture, rappresenta la personificazione del male che vuole ingannare e dominare l'intera umanità. Il drago antico è il simbolo di Satana o del diavolo. È significativo che la City di Londra sia circondata da 14 statue di drago. Il drago è quindi il simbolo numero uno della City di Londra. Questo ci porta a un altro elemento dei Rothschild. Sono noti per il loro coinvolgimento in una religione chiamata Luciferianesimo o Satanismo. La baronessa Philippine de Rothschild indossava spesso gioielli che raffiguravano il simbolo del Satanismo, una capra cornuta. Aveva anche gioielli che mostravano semplicemente la testa di Satana. In questa immagine possiamo vedere il barone Jacob Rothschild. In posa davanti a un famoso dipinto intitolato Satana chiama le sue armate dall'inferno. Posa accanto a una delle loro artiste preferite, Marina Abramovic. Questa signora organizza feste molto strane per le elite. Qui vedete alcune immagini di queste feste che si chiamano Spirit Cooking. In pratica celebrano la pratica del sacrificio umano e del cannibalismo. Nel video successivo si può vedere una cena di spirit cooking organizzata da Marina Abramovic, una delle artiste preferite dai Rothschild che hanno fondato lo Stato di Israele. Devo avvertirvi: quello che state per vedere è estremamente terribile, scioccante e inquietante. 2 dicembre 1972, Marie-Hélène de Rothschild organizzò una manifestazione, un ballo surrealista a Château de Ferrières in Francia, uno dei loro castelli. Queste sono alcune immagini della loro festa. Anche in questo caso si celebra il sacrificio umano, che è il cuore del satanismo. Ecco altre opere d'arte della Abramovich, buona amica de Rothschild celebra tutto il simbolismo del satanismo, il serpente, le corna del diavolo, persino l'abuso di minori. Nel 2017 i Rothschild hanno scelto un artista tra migliaia di artisti nel nostro mondo per decorare la loro barca a vela durante il progetto Lasco. Tra tutti gli artisti esistenti nel nostro mondo hanno scelto un uomo in particolare Cleo Peterson, qui potete vedere alcune delle sue opere, mostra sempre entità oscure che torturano figure bianche, sempre l'oscurità che tortura la luce, il male che domina sul bene, stupri violenti, omicidi violenti, schiavitù violenta e soppressione violenta. È molto significativo che i Rochael abbiano scelto questo artista per decorare la loro barca a vela. All'inizio di questo video vi avevo avvertito che si sarebbe trattato di informazioni estremamente inquietanti e sono sicuro che la maggior parte delle persone non è a conoscenza del fatto che Israele è stata fondata da palesi satanisti. Ma questo ci riporta alla domanda iniziale. Perché hanno invaso la Palestina? Perché hanno eretto lo Stato di Israele? Chiunque sia informato sa che c'è sempre stata un'agenda per il dominio del mondo in tutta la storia del mondo. Questa non è una teoria del complotto, questa è una delle realtà più elementari della storia umana. C'è stato un impero mondiale dopo l'altro e per qualche strana ragione ci sono molte persone nel nostro tempo che rifiutano la realtà di un'agenda per il dominio del mondo che è sorprendente. È quasi folle pensare che non ci sia più un'agenda per il dominio del mondo nel nostro tempo, perché questo è sempre stato il tema principale in tutta la storia umana. L'unica domanda è chi sono oggi le persone che mirano al dominio del mondo? C'è ad esempio il World Economic Forum che sul proprio sito web afferma chiaramente di puntare ad una governance globale. Vogliono controllare il mondo intero, si battono anche per il controllo di Internet e delle multinazionali, vogliono stabilire un controllo su ogni aspetto della società umana. Quindi, ecco a voi, è alla luce del sole. Ebbene, i Rothschild sono tra le famiglie che stanno dietro al World Economic Forum, che è fondamentalmente un'entità pubblica sostenuta dalla City di Londra e da queste elite finanziarie di alto livello. Negli ultimi decenni sono state fatte rivelazioni estremamente inquietanti su ciò che accade all'interno di queste elite finanziarie. Il tema principale è esposto da innumerevoli addetti ai lavori e mi riferisco a vittime sopravvissute o testimoni oculari o ex dipendenti o persino ex direttori dell'FBI e della CIA ed ex agenti di polizia, detective e comandanti dell'esercito ed ex agenti e ufficiali dei servizi segreti. Tutte queste persone hanno rivelato la stessa orribile realtà. Hanno rivelato al nostro mondo come esista un sistema organizzato di abuso e traffico di bambini e persino di tortura e sacrificio rituale di bambini che avviene all'interno di queste elite finanziarie. C'è, cioè, ad esempio, l'informatore Ronald Bernard. Operava ai massimi livelli all'interno di questi circoli finanziari e muoveva bilioni di dollari. Ha esposto come ai livelli più alti di queste elite finanziaria ci sia effettivamente questa religione chiamata Luciferianesimo. Egli si unì alle loro messe sataniche per un po', perché c'era molto divertimento, sesso, droga, rock and roll, si potrebbe dire. Ma poi fu invitato a partecipare al rituale del sacrificio di bambini e gli promisero che se avesse partecipato avrebbe ottenuto opportunità finanziarie inimmaginabili, sarebbe diventato più ricco di quanto avesse mai sognato. Ecco un breve clip della testimonianza di Ronald Bernard. Ma poi a un certo punto sono stato invitato, ed è per questo che vi sto raccontando tutto questo, a partecipare a sacrifici all'estero. Questo è stato il punto di rottura. I bambini. Le è stato chiesto di farlo? Sì, e non potevo farlo. A proposito, vuole fermarsi un attimo? No, e poi ho iniziato a cedere lentamente. Anch'io ne ho vissute tante da bambino, e questo mi ha toccato profondamente. Tutto è cambiato. Ma questo è il mondo in cui mi sono trovato. Ciò che Ronald Bernard ha rivelato al nostro mondo è confermato da un numero incredibilmente elevato di altri informatori. Sono personalmente in contatto con diverse persone che sono uscite da queste elite e tutte dicono la stessa cosa. E questo ci riporta in Israele, questo ci riporta a ciò che sta realmente accadendo in Medio Oriente. Tutte queste persone che sono uscite da queste elite finanziarie testimoniano che il loro obiettivo finale è quello di istituire un governo unico mondiale, un governo globale e vogliono che la sede sia a Gerusalemme. Questo ha un'antica ragione spirituale. Non voglio entrare nel merito ora ma tutto ha uno sfondo. In particolare vogliono che Gerusalemme sia il loro quartier generale. Ora, per molti cristiani questo sarà estremamente scioccante da sentire, e lo capisco perfettamente, ma vi chiedo di ascoltarmi. Tutto ciò che presento qui è una prova solida. Può essere ricercato da chiunque e tutti i fatti sono a disposizione di chiunque abbia il coraggio di guardarli. Perché nessuno ne ha conoscenza? Perché l'intera comunità cristiana mondiale, composta da circa due miliardi di persone, Sostiene ciecamente lo Stato di Israele. Torniamo un po' indietro nella storia. Per molti secoli la Palestina è stata una regione molto pacifica dove musulmani, ebrei e cristiani vivevano in armonia tra loro. Non c'era odio, non c'era guerra. Ora avviene qualcosa di naturale creato da poteri superiori in politica e nel mondo finanziario. Ma quelle popolazioni non avevano alcun problema l'una con l'altra. È solo quando i Rothschild hanno iniziato a investire nella creazione di questo Stato che l'odio è stato incitato artificialmente tra i diversi gruppi di persone. Così, dopo secoli di vita felice in pace e armonia, all'improvviso c'è stata questa invasione da parte di forze che vengono chiamate sionisti o sionismo. Il sionismo e la filosofia, o il movimento di persone che vogliono fondare un nuovo Israele come centro di un unico governo mondiale. Per raggiungere il loro obiettivo, però, dovevano fare una cosa molto importante. Avevano bisogno del sostegno della comunità cristiana mondiale, avevano bisogno delle chiese dalla loro parte. Così, nel XIX secolo, prima della fondazione di Israele, i Rothschild lavorarono a stretto contatto con diverse persone del cristianesimo. Hanno attirato un uomo chiamato Cyrus Caulfield, era un avvocato penalista condannato esperto di frodi e falsificazioni. Gli fu chiesto di creare una nuova Bibbia la Bibbia di studio di Scofield. Questa è stata la prima Bibbia di tutta la storia a contenere centinaia di note a piedi pagina. In queste note è stata introdotta nella Chiesa Evangelica Americana una nuova dottrina secondo la quale sarebbe venuto un nuovo Israele politico-militare e quello sarebbe stato il luogo in cui il Messia sarebbe venuto a governare il mondo. E dissero che questo sarebbe stato l'adempimento della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo e che sarebbe stato anche l'adempimento della promessa che Cristo sarebbe tornato sulla terra. Questa Bibbia è stata poi diffusa in tutta l'America attraverso il Moody Bible Institute ed è diventata il fondamento dell'attuale teologia evangelica. Nessuno era consapevole che questa Bibbia fosse stata direttamente finanziata da satanisti e che serviva all'agenda per portare il cristianesimo dalla loro parte per stabilire un nuovo Israele che sarebbe diventato la sede del loro unico governo mondiale. Ancora una volta so che tutto questo suona oltraggioso per molte persone che non ne hanno mai sentito parlare prima, ma potete documentarvi e vi incoraggio a fare le vostre ricerche. Ho studiato questo aspetto per decenni, so di cosa sto parlando, ma a volte è molto difficile quando si parla con persone che non sono informate, che hanno semplicemente accettato una certa mentalità, che ci hanno creduto ciecamente e che la ripetono a tutti gli altri senza mai fare ricerche. Ma tutto questo è un fatto storico. La Bibbia di studio di Scofield è stata pubblicata dalla Oxford University Press, di proprietà dei Rothschild. E tutta questa teologia è stata scritta per la prima volta da John Darby, la cui famiglia possedeva il castello più infestato del mondo, il Leap Castle, nelle cui cantine sono stati trovati 150 cadaveri dove si tenevano messe sataniche. John Darby usava ogni tipo di occulto nei suoi scritti religiosi. Era coinvolto in società segrete, gruppi occulti ed è lui che ha istruito Cyrus Scaffield, ma John Darby era un dipendente dei Rothschild, ha lavorato per la Compagnia delle Indie Orientali. Questa Bibbia di studio Scaffold dice letteralmente che tutti coloro che sostengono questo nuovo Israele saranno benedetti da Dio e tutti coloro che non lo sostengono saranno maledetti da Dio. Perciò usarono la paura e l'intimidazione per costringere i cristiani a stare dalla loro parte e ci riuscirono. Ai nostri giorni la stragrande maggioranza del cristianesimo crede che questo nuovo stato politico militare di Israele sia effettivamente il compimento della promessa di Dio ad Abramo ma non hanno la minima idea di cosa stia realmente accadendo. L'intera invasione violenta nella terra di Palestina, dove musulmani, cristiani ed ebrei hanno convissuto pacificamente per migliaia di anni, basa su un fraintendimento della promessa fatta da Dio ad Abramo. Nell'Antico Testamento Dio disse ad Abramo che avrebbe ricevuto una terra e che da lui sarebbe nato un grande popolo. Ma uno degli esperti della religione ebraica, divenuto poi l'Apostolo Paolo, scrisse ai giudei del suo tempo, che si chiamavano ebrei, che ad Abramo in realtà non era stato promesso e non cercava un tratto di deserto. Lui cercava una terra celeste, costruita dalla mano di Dio, qualcosa di molto più bello, molto più profondo, molto più glorioso. Questo è stato confermato da Gesù Cristo, che era il Messia che è venuto a compiere tutte le promesse di Dio ad Abramo e alla sua discendenza. Ma sorprese tutti dicendo il mio regno non è di questo mondo. Egli disse Il mio regno non è visibile all'occhio umano. Il mio regno, ha detto, non funziona con le armi, non fa guerre. Egli disse il mio regno non è in un luogo geografico della terra. Egli disse il mio regno è un regno celeste e lo si può vedere solo attraverso lo Spirito di Dio. Si può entrare in esso solo quando si nasce dall'alto per mezzo dello Spirito. E disse il mio regno è in mezzo a voi e dentro di voi. Quindi Dio non è interessato a una nazione politico-militare che faccia la guerra e uccida persone. Gesù Cristo è chiamato il Principe della pace, è lui che elimina l'odio e la violenza tra le persone e che rende gli uomini fratelli. Ecco perché nel Nuovo Testamento si dice che in Cristo non c'è né giudeo né gentile, non c'è ostilità o divisione: c'è un uomo nuovo, una nuova creazione in Cristo. Coloro che accettano Cristo sono quelli che possono entrare nel regno di Dio. Non ha nulla a che fare con la politica, non ha nulla a che fare con la guerra militare, non ha nulla a che fare con l'odio tra un gruppo di persone e un altro gruppo di persone. In realtà è l'esatto contrario. Ma a tutti noi è stato detto qualcosa di completamente diverso, ci è stata raccontata dai Rothschild attraverso la Bibbia di studio di Scofield, che si era diffusa in tutto il mondo e che è stata accettata indiscutibilmente da tutto il cristianesimo che si tratta di una nazione politico-militare. Ciò è l'opposto di quello che ha detto Cristo. Anche alla donna samaritana al pozzo, per chi conosce le scritture, disse, il tempo è passato, il tempo è finito, in cui si adora Dio nella città di Gerusalemme. Egli disse, ora i veri adoratori adoreranno Dio in spirito, perché Dio è spirito, e questo è il culto che desidera. E poi l'Apostolo Paolo spiegò ai Galati, ragazzi, capite questo? Voi non siete figli della Gerusalemme terrena, non siete figli di qualcosa di mondano, siete figli provenienti dalla Gerusalemme celeste. La Gerusalemme celeste è vostra madre. È un regno celeste? Gesù Cristo ha detto che nell'antica alleanza c'era un Israele fisico, una Gerusalemme fisica, un tempio di pietra, ma nel 70 d.C. fu tutto distrutto, fu giudicato dal Dio Onnipotente e nel Nuovo Testamento si dice che ora siamo noi il tempio del Dio vivente. Egli abita in noi, siamo la sua dimora e il suo Spirito ci costruisce come case dove Dio può abitare. E attraverso di noi porta la guarigione e la liberazione al mondo. Quindi abbiamo due mentalità completamente opposte. Al tempo di Gesù gli ebrei volevano un regno politico e militare. Questo è il motivo per cui gli apostoli si sono uniti a Cristo. Ecco perché Giuda, che ha tradito Cristo, lo ha seguito. Si aspettava che Cristo restaurasse Israele in modo militare e politico. E quando Gesù non lo fece e quando fu chiaro che sarebbe stato ucciso dai giudei, allora Giuda lo tradì. Pensava che questo tizio non avrebbe ripristinato un Israele politico e militare. Non è affatto quello che si aspettavano. Non sarà il nostro leader mondiale che porterà la pace su tutta l'umanità da Israele. Così Giuda lo tradì e questo causò l'assassinio di Cristo. Anche gli apostoli hanno lasciato Cristo, erano disillusi. Ma quando lo Spirito di Dio giunse a Pentecoste tutti i cristiani cominciarono improvvisamente a capire, a partire dagli Apostoli, ciò che Cristo aveva spiegato loro. Non si tratta di un terreno politico o militare? Si tratta di una terra celeste, si tratta del regno del Dio Altissimo del, nel vostro cuore, dove siete trasformati dall'interno, dove il cielo viene ad abitare nel vostro cuore e diventate una persona completamente diversa, non attraverso una religione, non attraverso qualcosa di politico, sociale o militare o altro ma diventando un bambino. Cristo ha detto che se diventate come un bambino piccolo potete entrare nel regno dei cieli. Così le promesse che Dio aveva fatto ad Abramo e alla sua discendenza si sono realizzate in Cristo. Dio non ha mai detto che un pezzo di deserto sarebbe stato il suo compimento finale. Aveva qualcosa di molto più bello, molto più glorioso, aveva un regno celeste, una nazione celeste, persone in tutto il mondo che amano Dio. E qui arriviamo ad un incredibile malinteso su cosa significa essere ebreo o israelita o discendente di Abramo. Chi era Abramo? Che cos'è un vero ebreo? Ascoltate attentamente, anche se non siete cristiani, se non siete religiosi in alcun modo, questo è estremamente interessante e affascinante. Spiega il nocciolo di ciò che sta accadendo in Israele e l'agenda per il dominio del mondo. Quindi, questo riguarda tutti noi, indipendentemente dal nostro background e dalle nostre convinzioni. Quindi, continuate a guardare perché verranno rivelate molte altre cose. Abramo era un uomo fedele al creatore della vita. Non ha seguito il culto demoniaco e il sacrificio umano e tutta la stregoneria e la magia dell'ambiente circostante? È rimasto fedele al creatore di tutta la vita. Questo è il motivo per cui Dio si rivelò ad Abramo e gli disse, Abramo, tu sarai il padre di tutti i popoli di tutta la storia che saranno come te cammineranno sulle tue orme in modo da amarmi anche loro nonostante l'ambiente malvagio della loro cultura. Mi saranno fedeli nonostante la perversione e la malvagità della loro nazione. Disse, da te uscirà un grande popolo e verranno da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione e questo sarà chiamato Israele. Israele significa principe di Dio, ovvero figlio reale del creatore del cielo e della terra. Quindi Israele non era mai concepita come una nazione politica, è stato così per un breve periodo per dimostrare che non funziona perché il popolo di Israele, che è venuto dopo Abramo, ha abbandonato il creatore, è tornato alle tenebre, è tornato ad adorare i demoni e i sacrifici umani. Lo si può leggere in tutte le scritture. E Dio continuava a mandare i suoi profeti per richiamarli a Lui, ma essi li respingevano sempre, li uccidevano persino. Così Dio ha mostrato: una nazione politica non è la mia idea. Non è di questo che parlo. Non si tratta di semi fisici, parlo di semi spirituali, parlo di persone che sono circoncise nel loro cuore, che camminano con me in mezzo alle tenebre, che mi sono fedeli, circondate dalla malvagità, che camminano nella fede anche se. I loro occhi non vedono e la loro mente non capisce, continuano a fidarsi di me. Questo è ciò che significa essere il seme di Abramo. Siamo come lui, camminiamo come lui, viviamo come lui, camminiamo sulle sue orme. Ed è per questo che il profeta Isaia e l'Apostolo Paolo hanno detto chiaramente che solo una piccolissima parte dell'antico Israele era veramente Israele. Solo coloro che erano veramente fedeli a Dio, la stragrande maggioranza dell'antico Israele voltò le spalle a Dio e fu malvagia e satanica come le altre nazioni che praticavano sacrifici umani, culto dei demoni e ogni altro tipo di magia e stregoneria. Abramo è il padre della fede. Il suo seme non è genetico, il suo seme è spirituale. Per questo Cristo ha detto che le persone che ascoltano il creatore ascoltano Dio e fanno ciò che dice. Sono figli di Dio. Sono i miei fratelli e le mie sorelle. Ecco perché l'Apostolo Giovanni ha detto che è impossibile diventare figli di Dio per via genetica, per discendenza o per volontà di un uomo. Si diventa figli di Dio accettando Cristo che Egli ha mandato, credendo a ciò che Dio dice. Al tempo di Cristo c'erano ebrei che accettavano Cristo e ebrei che lo rifiutavano. Gli ebrei che hanno rifiutato Cristo erano quelli che volevano un regno politico militare, volevano sconfiggere i romani e stabilire una nazione militare che avrebbe governato il mondo intero. Interpretavano le scritture in modo molto terreno. Perché Cristo ha detto che è solo per mezzo dello Spirito di Dio che si può adorare Dio e che lo si può comprendere. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo ha detto abbiamo la mente di Cristo, abbiamo la mente dello Spirito che rivela i misteri di Dio. E il mistero di Dio era che le promesse che aveva fatto si erano realizzate in Cristo. Ed è per questo che si dice che tutte le promesse di Dio sono sì e amen in Cristo, non in una nazione politica e militare. Ecco, in poche parole, cosa dice davvero la Bibbia? Questo è anche il nucleo, il cuore della fede cristiana. Dio abita nel cuore dell'uomo. Non abita in un tempio costruito dall'uomo, egli abita nel cuore dell'uomo che è costruito dallo Spirito di Dio. La nostra vita, la nostra mente, i nostri pensieri, azioni, la nostra intera esistenza diventano una casa per il Creatore per esprimere il suo amore e mostrare il suo amore al resto dell'umanità. E non c'è razzismo in Dio. Non guarda le persone, la mentalità secondo cui essere ebreo significa avere una sorta di legame genetico con Abramo ti rende un razzista, perché chi la pensa così dice che gli ebrei sono migliori del resto dell'umanità. Hanno il diritto di massacrare, uccidere, torturare, imprigionare e derubare tutti gli altri perché sono il popolo eletto. Ed è proprio così che pensavano i farisei. Nelle scritture possiamo leggere che parlavano delle altre nazioni come i cani, dicevano che quelle persone sono animali e ora con l'attacco di Hamas a Israele, che non è veramente Hamas, Hamas è finanziato dalle stesse persone che finanziano Israele, ma il ministro della difesa israeliano ha letteralmente detto che quei palestinesi sono animali umani. Questa è la mentalità razzista di queste persone che pensano che essere ebrei significhi essere migliori degli altri. C'è un netto contrasto tra ciò che dice la scrittura e ciò che è stato introdotto nel Cristianesimo. Fondamentalmente, la dottrina del sionismo risale all'epoca degli antichi Israeliti che volevano un Israele politico e militare che dominasse il mondo. Questa è sostanzialmente l'interpretazione letterale, e sono quelli che hanno assassinato Cristo, sono loro che hanno ucciso tutti i cristiani, sono loro che hanno massacrato gli apostoli perché non volevano il regno dei cieli nel cuore dell'uomo, volevano il compimento politico e militare delle promesse di Dio. Così hanno rifiutato Cristo, hanno rifiutato ciò che gli apostoli hanno predicato, hanno rifiutato tutto ciò che le scritture dicevano. Ecco quindi che arriviamo al nocciolo della questione e spero che siate ancora con me. Sono stato molto veloce nello spiegare nel modo più conciso possibile, ma invito tutti i cristiani che stanno guardando questo video a studiare sinceramente le scritture. Leggete la lettera di Paolo ai Galati, leggete cosa ha detto Cristo del Vangelo a proposito del regno. Non ha mai parlato di un regno politico-militare, lo ha rifiutato con forza, ok? E Giuda lo ha tradito per questo. La Chiesa cristiana è stata gravemente sovvertita. Quelli che affermano di credere, seguire e adorare Gesù Cristo invece di essere fedeli a quello che lui ha detto, in realtà se ne sono allontanati completamente e si rifecero a ciò che dicevano i farisei. Abbiamo bisogno di un Israele militare e politico. Se guardiamo all'odierno Stato di Israele diventa chiaro che non ha nulla in comune con l'Israele di cui Dio parla nelle Scritture. N nelle Scritture Dio dice che Israele è principe di Dio, figli reali di Dio e la sua famiglia e il suo popolo, chi lo ama, chi lo adora, chi gli è fedele. Sono i suoi figli, i suoi cari, la pupilla dei suoi occhi, le persone che appartengono veramente a Dio. Se si guarda l'attuale stato di Israele, è uno degli stati più atei al mondo. La stragrande maggioranza di Israele rifiuta ferocemente l'esistenza di Dio. Dicono che non c'è Dio. Molti di loro sono massoni. Israele nella sua breve esistenza è diventato una delle capitali della perversione sessuale a livello mondiale con la più grande parata di gay pride nel Medio Oriente. È un rifugio sicuro per i pedofili. Le persone ricercate dalla legge per abusi su minori possono fuggire in Israele e non saranno perseguite. Si tratta quindi di una prova molto forte del fatto che Israele non ha nulla a che fare con il vero Israele di cui parlava Dio, che è letteralmente l'esatto contrario di questo. Dio dice, amate i vostri nemici, siamo tutti fratelli. Egli chiama le persone a vivere in pace gli uni con gli altri, Israele è l'esatto contrario, uccide milioni di persone, li uccide, tortura i bambini in prigione, questo è insondabile. Non c'è alcun legame tra questo Stato politico militare violento, finanziato da satanisti, e che è una capitale mondiale della perversione sessuale e una delle nazioni più ate al mondo, è ciò che Dio dice che Israele è, è letteralmente l'esatto contrario. Lasciate che vi mostri qualcosa, si tratta di una banconota legale da un dollaro. Come si fa a saperlo? Beh, perché c'è scritto qui, giusto? Un dollaro. Quindi potete star certi che si tratti di una banconota da un dollaro autentica. Questo è esattamente ciò che sta accadendo con Israele. Non è perché qualcuno assume un'idea o usa un certo nome che si tratta di una cosa vera. Si tratta di una banconota da un dollaro autentica. Non c'è solo scritto un dollaro, ma ha anche tutte le caratteristiche. Se guardiamo a Israele, dobbiamo guardare alle sue caratteristiche, non solo farci ingannare dal nome Israele. Chiunque può dire sono un israelita, sono un ebreo o altro. Dobbiamo guardare a quali sono le cose caratteristiche del vero Israele secondo la Torah, secondo l'Antico Testamento e le Scritture. E poi dobbiamo verificare se possiamo vedere queste caratteristiche. È così che determiniamo se qualcosa è autentico. Non si può semplicemente andare in giro e dire guardate questo è vero perché lo dice la legge. Usare la stella di Davide e il nome di Israele non fa di voi Israele. Questo è un aspetto che dobbiamo assolutamente comprendere. E poi un'altra cosa importante che ho capito, che voglio condividere con voi, è che questo viene presentato all'umanità come un conflitto eterno tra un gruppo di persone e un altro, israeliani e palestinesi. Ma non è questo il vero problema. Come abbiamo visto le entità che stanno dietro sia a Israele che a Damas. Sono quelle che hanno causato questo conflitto, sono loro a dare il via a questa guerra. In sostanza si tratta di una guerra tra il deep state e l'intera umanità, di cui sono vittime sia il popolo israeliano che quello palestinese. Siamo tutti ingannati da un gruppo di persone molto potenti e molto astute che operano dietro le quinte e che tirano le fila. Quindi questo è il mistero di Israele che è stato risolto. Non ha nulla a che fare con ciò che le autentiche scritture dicono su ciò che è Israele. È diametralmente opposto. È stato fondato e finanziato da paesi satanisti che hanno un'agenda per il dominio del mondo e che vogliono avere il sostegno dei miliardi di cristiani di tutto il mondo in modo da riuscire nella loro agenda. Io capisco che è estremamente scioccante se si sente per la prima volta, ma tutte queste informazioni possono essere ricercate. Le prove di questo fatto sono sempre più evidenti quando si effettuano delle ricerche. Voglio invitarvi a partecipare alla costruzione di un mondo migliore in cui non sosteniamo entità che creano guerre e uccidono centinaia di migliaia e persino milioni di persone. Non siamo qui per rendere questo mondo un luogo di orrore, terrore, paura e distruzione. Siamo qui per portare amore, giustizia e bontà a tutta l'umanità. Questo è il nostro scopo. Questo è perché questo video è stato fatto per smascherare un'agenda estremamente nefasta. Il loro piano è quello di istigare una guerra mondiale in modo da poterla usare come scusa per istituire un unico governo mondiale che a quanto pare porterebbe la pace. Possiamo scegliere se cadere in questa trappola o se aprire gli occhi e avere il coraggio di difendere ciò che è giusto e impedire il loro programma. Vi invito a visitare il sito web stopworldcontrol.com e a iscrivervi alle nostre email. Imparerete molto sull'agenda ufficiale per il dominio del mondo e su ciò che potete fare per impedire questo piano. Il futuro è luminoso e bello se ci alziamo e se facciamo ciò che serve per rendere questo mondo un luogo di bontà, un luogo di speranza, un luogo di felicità.